a maggiore comprensione di quella che noi chiamiamo l'occupazione militare di Barletta nel settembre del 43, noi possiamo mettere in evidenza come in effetti nei giorni precedenti al 12 settembre ci furono molti scontri tra soldati italiani e soldati tedeschi nelle periferie della città, mentre invece l'11 a sera, quasi a ridosso di Barletta, ci fu uno scontro frontale con un gruppo di nazisti che provenivano dalla Murgia al comando del luogotenente Kurz. Abbiamo la testimonianza di un soldato che era in quel gruppo, un gruppo di 150 elementi, che aveva l'obbligo di occupare la città, di disarmare il presidio militare e occupare la città. Lì, per fortuna, era stato predisposto un caposaldo, il caposaldo del crocifisso, e i tedeschi si scontrarono con i nostri. Pochissimi uomini ebbero la meglio, misero in fuga i tedeschi, ne presero una settantina, li catturarono, li portarono nel castello e il giorno dopo, il 12, arrivò la massiccia formazione tedesca militare da tutte le strade e quindi in questo punto si concentrarono prima i soldati tedeschi, i paracadutisti in particolare, che appunto avevano l'obbligo di massacrare la città, e su questa piazza furono prelevati, come ho detto, i nostri vigili urbani e i due netturbini, messi al muro e ammazzati. Naturalmente l'orrore fu terribile, la gente fu impaurita e l'unico sollievo che fu dato ad un solo di loro, che era caduto, colpito ma non morto, e fu quello di aiutarlo a tirarlo fuori dal mucchio dei caduti, e furono due donne, due popolane, che coraggiosamente sfidarono ancora le ire dei tedeschi che erano qui presenti e riuscirono a salvare il vigile urbano Falconetti, Francesco Paolo, che poi ha continuato la sua attività di vigile nel corpo dei vigili di Barletta.